video. Questo mi serviva specialmente per ciò. Le, le basette, grazie per la sub, Palatino, benvenuto alla parabate. Questo mi serviva specialmente per questo, ma Scafiso, grazie per i 6, Palatino. Allora, avevo preparato un sacco di video, tra cui uno che mi incuriosiva molto per una questione scientifica. Ho mangiato solo McDonald's per una settimana. Questo, dalla mia mente scientifica, mi interessa molto. Voglio vedere cosa succede al corpo di questa cavia da laboratorio. McDonald's si può vivere mangiando solamente da McDonald's. Si può anche abbassare però un attimo l'audio, perché a 30 decibel mi ha spaccato l'apparato auditivo. McDonald's. Buongiorno. Se questo video arriva a 100.000 mi piace, il prossimo video sfida una settimana con... non lo so, scrivetemelo voi qui sotto. Va bene. Le promesse sono promesse. E visto che vi piacciono così tanto le sfide, io rincaro e vi sfido ad arrivare a 200.000 mi piace per la prossima sfida. Prima di ogni cosa, bilancia. 59.2. Non si può più fare. 59, che poi in realtà 59,2. O sei molto piccolino o non sei molto alto, perché io 59,2 li pesavo più o meno a 11 anni. Stanotte ho preso un milkshake. Tecnicamente è passata la mezzanotte. Milkshake e iniziamo la nostra settimana solo Mac. Buon Mac. Gustoso. Vediamo cosa salta fuori. Stamattina mi sono svegliato tardi, quindi ci facciamo un bel pranzetto. Molto bene. Iniziamo con un classico Big Mac, rigorosamente large. Io però, zio, se fossi in te su due piedi non partirei subito pesante. Se devi mangiarlo per un'intera settimana, io andrei un po' più leggerino, eh. Eccoci qua. Ah, buon appetito. Sono le 2:30. Oh, senti, solo okay. Avevo proprio voglia di un bel paninozzo. Questa settimana sarà divertente. Stiamo a vedere. Bello marcio il Big Mac. Marcio. Perché si vede che l'audio è stato fatto così. Anch'io sento solo dalla destra. Dovrei riuscire a tirare avanti fino a cena. Oh. La casa offre cocchina bella fresca. Vabbè, e il Mexico, quello fatto con giallo zafferano. Guardate che bellino. Bello, molto bello, tra l'altro. Mi piace un sacco. Anche se sto ancora aspettando il ritorno del Big Tasty. Zucchine, formaggio. E andiamo col secondo pasto. Non so se avete presente Super Size Me. Era un documentario che questo tizio aveva fatto, dove provava a mangiare per un mese solo da McDonald's, in America però. E tipo dopo 20 giorni stava per morire, cioè... Sì, ma quel documentario lì io non l'ho capito. Cioè, quel documentario lì io l'ho visto per curiosità. C'è questo tizio che sta andato a mangiare per un mese tutti i giorni solo da McDonald's, ed è arrivato arrivato alla conclusione che dopo un mese di McDonald's era ingrassato, aveva perso un po' di massa muscolare, aveva il colesterolo e i trigliceridi a 1000. Ma grazie al cazzo! Ma grazie al cazzo! Ma che cazzo vuol dire? Ma è ovvio! Che cazzo di documentario di merda è? Ma dai! Cioè, ma dai! Ma non mi dire! E che cazzo ti aspettavi che succedesse? Se vai a mangiare tutti i giorni panini, hamburger, fritture, patate! Cioè, una sorpresa, una scoperta! L'acqua calda! Cioè, è come se uno andasse tutti i giorni a mangiare dalla pasticceria una torta al cioccolato al giorno e diventa 80 kg col cuore. Ciao, che esplode! Andre, ma va? Tanto cioè, tempo, che cazzo vuol dire? Di Bad Drivers, ti assicuro che merita. Ci guarderò, Palatino, grazie per il cibo. Cioè, non vuol dire un cazzo quel documentario! Cioè, che cosa vuoi dimostrare? Che è cibo spazzatura? Ma no, ma va? Che scoperta! Però mangiandolo una volta a settimana non succede nulla. Cioè, cazzo vuol dire? Al medico le cose. Andatelo a vedere, andate a recuperarlo, perché è molto molto carino. Fatto sta che lui si abbuffava. Poi lì in America ci sono i menu large che sono assurdi. Tipo sì, un litro di coca con standard pregi. Settimana del Black Friday. Oh, grazie pubblicità. Risparmia fino al 35% su Amazon. Novembre non è mai stato così green. Scegli Fastweb Mobile. L'offerta a zero emissioni di... Il primo giorno superato. Dimmi giorno 2. No, raga, l'audio è tutto Andiamo buono, a fare cioè... colazione. Ho preso i pancakes. Ok, sembra si sia sistemato. Che belli, raga. Con questi bisogna avere fortuna, perché se li beccate che li hanno fatti da un po', diventano delle mattonelle. Che benessere. Succhino. La cosa bella è che anche a colazione possiamo un po' alternare. La chiave per superare questa settimana sarà diversificare.
No, ho capito che è per sensibilizzare la gente, ma non è un discorso logico, scusami. Cioè, la gente deve sapere che se va al McDonald's sta mangiando una cosa grassa che non fa bene, ok? Però lì non è che puoi pensare di demonizzarlo per cosa? Lo vuoi togliere? Perché? Se c'è gente che non si sa controllare, io non ho il diritto di mangiarmi un panino ogni tanto? Allora togliamo anche il vino. Cioè, c'è gente che muore di cirrosi epatica alcolizzata, quindi ergo il vino fa male, quindi rendiamolo illegale. No, che cazzo vuol dire? Cioè, scusami, se uno non si sa controllare è un suo problema. Io perché io non posso mangiarmi un panino una volta a settimana? Cioè, no, a me non sembra un discorso logico, cioè... Ok, colazione decisamente sopra ogni aspettativa. L'idea è di tirare avanti fino alle 3-4 di pomeriggio adesso. Sono le 4. Ho tanta fame. È il meno extra large, non lo prendere, cioè. Andiamo in centro. Tech. McDonald's. Quello dopo ho mangiato io, dopo il firmacopia del libro. Eccoli. Nuggets e carotine. Prendi. Can you see by the dancer in allora, ci hanno riaggiunti Federico, Efrem, Mattia e Michael. Le carotine. Grazie. Allora, iniziamo. Crispy McBacon. Ma niente, non accusate. Molto bene. Allora, un crispy, le patatine, la coca, qualche crocchettina, il gelato. Diciamo che forse mi sono abbuffato un po' troppo. Pancina. Mi sembra strano dopo 2-3 giorni di McDonald's che non accusi un attimo, non dico il cagozzo perché magari c'è un buon sistema digestivo, magari non sei intollerante e quant'altro, però pesantino, pesantino, eh. Io già se mangiassi per 2 giorni di fila a McDonald's, a meno che non camminassi 4-5 ore al giorno, sarebbe bello appesantito, Ciao amici, sto facendo il fattorino recuperando la cena di Yaki. Laggiù. È recuperato, ora devo consegnare. È arrivato Efrem, ha portato il cibo. Ho preso delle McNuggets da 20. Lusso. Sì. Cos'è che c'è dentro? Ho mangiato cose più buone. Secondo me se stai nelle calorie. Però molto bene. Le prime 48 ore sono quasi passate. Allora devo dirvi, tu non puoi star nelle calorie perché un singolo Big Tasty Bacon ha praticamente il 100% delle calorie giornaliere. Che non so se è perché sono un po' condizionato dal fatto che so che comunque sto mangiando solo dal McDonald's e così e cosà. Anche se adesso sento la pancia fare un po', sarà una lunga settimana. Giorno 3 da McDonald's Ariano. Ho appena ordinato la colazione. Sto entrando proprio nell'ottica dell'americano medio che non... No, dello streamer medio. Non c'ha neanche voglia di andare fino al McDonald's per prendere il cibo. Senti qua che odorino. Ciambella 1, ciambella 2 col cioccolato. Ciambella 1, ciambella 2, ciambella 1, ciambella 2. Io sono Ronald! Ronald McDonald! Ecco, queste... Ah, l'hanno permabannato Joker, non lo sapevo, ero rimasto che l'avevano bannato solo temporaneamente. Penso che siano le cose meno salutari del reparto colazione del McDonald's. Va bene! È ora di pranzare. Ecco, la roba che per ora mi dà veramente tanto fastidio è avere addosso l'odore di McDonald's sempre. Ah zio, a me no, io ci ho rimorchiato Naomi con l'odore di McDonald's. Gli ho fatto, ehi pupa... Oh, the McChicken. Snasa che... Siccome no, mi piacciono un sacco le patatine del McDonald's, mi sono cosparso tutto di patatine del McDonald's. Poi sono andato all'appuntamento e gli ho fatto, ehi, baby, shush, Questo qua. Giusto per variare, prendiamo... Serio? Ma secondo te? Ma... Ti pare mai che io sia andato all'appuntamento di Naomi cosparso di patatine e le abbia fatto snasa? Ma scusami, Guarda qua che paninozzo. Ho già perso il conto di tutto quello che ho mangiato. Però fa ridere che Joe Bastiani ci faccia dei panini in collaborazione con McDonald's. Conoscendoti sì. No, in realtà al nostro primo appuntamento mi sono sbronzato con la birra e ho mangiato le patatine con le mani unte e me le passavo tra i capelli lunghi. Quello l'ho fatto, quello lo può confermare anche Naomi, che gli ha fatto molto ridere questa cosa. La mia totale nonchalance con il quale io da sbronzo e le mani unte di patatine mi passavo le mani tra i capelli. Tutto il bene che voglio sia a McDonald's sia a Joe Bastianich. Se penso che manca... A lei piacciono gli uomini rudi, i Chad, e più Chad di così si muore, voglio dire. 4 giorni, ma niente ci può fermare. È ora di cena. Scannerizza. Ne vuoi altri 6? Abbiamo il McChicken con cielo zafferano. Questa te la mangi tu.
Spettacolo. Però io mi dissocio. Dai, Blink. Dai. Buongiornissimo. Mi sono svegliato. Caffè? Svegliato tardi, non ho fatto colazione e ho una discreta fame. Com'è possibile? Mac Drive. Si muoverà un sacco. Grazie mille. Ho preso le classiche patatine. Questo Mac Wrap. Come cacchio si mangia? Pensavo fosse più grande. Siamo esattamente a metà della nostra settimana. Comunque devo dirvi, questa roba qui va giù, che è un piacere. E le patatine invece non ne voglio più. Abbiamo ufficialmente superato la metà. È tutto in discesa adesso. 21.04. È ora di cena. Oggi proprio alla scoperta di nuovi gusti ho preso la colazione per domani mattina. Questo qui non l'ho mai provato, mi ha sempre intrigato. No, il fillet of fish. È tipo quello col pesce. E poi un classico cheeseburger. Proviamo. Bah, non sa di niente. Io non so come cazzo fa la gente a prendere il fillet of fish. Non so come facesse a dire il passi alla sua anima YouTube anch'io, il buon YouTube. Non so come facesse a dire che era uno dei suoi panini preferiti. Per me il fillet of fish è una merda di cane alla merda di cani, ricoperto di merda di cane. Però tutti i gusti sono gusti, come che vi dica. Si fa mangiare. Comunque devo confessarvi una cosa. Io sono sempre stato abbastanza neutrale col discorso Mac. Quindi né di quelli che schifo il Mac, né di quelli devo andare per forza al Mac, cavolo, peccato che sono a dieta, se no andrei al McDonald's. E per ora invece di odiarlo sto diventando un americano medio. Che storia. C'è anche il nostro cheeseburger. Tra l'altro penso di essere andato al Mac più volte in questi 4 giorni che da quando mi sono trasferito a Milano. Quindi è come se stessi riequilibrando tutto quanto. Il punto è che inizi il panino super carico e arrivi alla fine che invece non ne puoi più. Comunque tra l'altro, ragazzi, quando io ero ragazzino ho sentito dire le più grosse stronzate sul McDonald's. Io avevo una conoscente che era seriamente, e non sto scherzando, seriamente convinta che il McDonald's nei suoi allevamenti bovini prendesse le mucche, le disossasse, sostituisse le ossa con dei pezzi di metallo con le quali le tenevano immobili e le nutrissero tramite flebo, steroidi e quant'altro. Io ho cercato di spiegargli che non siamo in Matrix, cioè che non sappiamo assolutamente disossare un animale e mantenerlo vivo tramite flebo. Cioè, quando è tecnologia da Futurama questa, non saremmo in grado di fare una roba del genere, neanche volendo. Cioè, voglio dire, siamo in Silent Hill, cioè... Arriva l'aeroplanino. Oh. Ragazzi, ma la gente crede alle stronzate, ragazzi. La gente, ricordatevi sempre che la gente crede alle stronzate. Fino a quando le stronzate supportano le loro idee, la gente ci crederà. Giorno 5. Inizia alla grande. Considerando che con tutto questo Mac, tutti questi grassi, non è scontato riuscire a liberarmi. Molto bene. Abbiamo la ciambellina che ho preso ieri. Caramello e cannella. Schifo la cannella. Comunque non è uno scherzo, hanno fatto anche un esperimento, dove hanno fatto un test, hanno preso un pool di 10.000 persone, gli hanno detto che gli hanno detto una notizia falsa e più della metà di quelle persone, dopo che hanno saputo che era falsa, hanno continuato a crederci perché gli piaceva la notizia. Sapete che io che odio cucinare avrei proprio voglia di farmi una bella pasta, un risottino. E invece no. Per me passo più tempo qua che a casa. Senza pensieri. Insalatina per restare leggeri. Non ho mai mangiato un'insalata al McDonald's. Io sì. Si fa mangiare e ci dà il boost finale. Non è malaccio. Per finire la settimana. Molto bene. Gelatina in offerta. Ma buonasera. Scusate il delirio, ma direi che almeno una volta. Io avrei già preso 15 kg. Passa ai veri specialisti del trading. Volta a mangiare sul divano ed obbligo. Ho preso un gran crispy e un bel tasty basket. Ci sono questi cosettini con lo speck, le alette e le nuggets. Come direbbe mia nonna, OCP grandi della panfa. No, non voglio star male solo perché mangio un panino di troppo. La scelta saggia è metterlo in frigo. Come notate è completamente vuoto. Poi decideremo cosa farcene. Sono pieno. Poi sono andato in bagno e adesso... E mi sono reso conto di aver appena cagato una barra di uranio. Credo di aver appena fatto uno stronzo al plutonio con tutto quello che ho mangiato, quindi lo venderò a qualche terrorista che ha bisogno di materiale fissile. Super tranquillo. Per ora tutto bene. Dai che manca poco.
La situazione spazzatura è disastrosa. Ci sono le formiche che stanno invadendo tutto. Facciamo i bravi padroni di casa. Yam, yam. Il bello di svegliarsi tardi è che è già ora di pranzo. Signor Crespe. No, fa schifo in frigo, scaldalo almeno. Yeah. Porco can. Il bacon. No, zio, ma non così. Abbiamo visto giorni migliori. Tac. È venuto anche croccante. Ho anche la maionese, che era avanzata. Come nuovo. Mica tanto. Ho mangiato panini migliori. Ma va, ma in frigo un'intera notte. Ma anche di peggiori. Un cratere all'interno dei mari esposti qui. Quindi per esempio. Eccoci qui. Sono arrivati in ritardo. Hanno già mangiato tutti. Non ci sono i nuggets. No. Mi piace comunque come continui a affrontare con totale energia le giornate. Cioè io dopo 5 giorni di McDonald's, pranzo e cena, sarei tipo così. E adesso. Scusate, il cuore ha saltato un battito. Credo mi si sia ostruito un'arteria. Passiamo al scena numero... Cioè, ma come fa ad avere tutta questa energia? Ma addormenterei. No. No. Bene. Ma almeno ti paga McDonald's. Cioè, io adesso ho fame e lo voglio mangiare. E poi però ho ancora fame. È il suo primo giorno di dieta. Vediamo quante ore hanno e scaliamo da domani. Cani, cani. È pollo. È sempre lì l'americano questo. La chiudiamo qua. Stacca. Raga, stavo tornando a casa. È l'1:20. Ero qua in Porta Romana con Pietro. Ancora. E c'è il Mac chiuso. Quindi andiamo a quello di Antonini. Che si mangia? Ma io prendo un toast. Scusa, che pasto è quello dell'una di notte? Buon appetito. No, nuggets. Domani non c'è l'iPad. Domani sono di riposo. Sono sempre le nuggets. Oh, in realtà è iniziato il settimo giorno con questo pranzo. Voglio vedere quanti chili ha preso. Giorno, ultimo giorno. Mi sono rigorosamente svegliato a mezzogiorno. Ho proprio voglia di McDonald's. Voglio vedere quanti che chili ha preso. Che invenzione il McDrive. Faccio le scale così smaltisco. Nostre amiche patatine. Ho preso un double. Allora, per smaltire quello che hai assunto in questa settimana, credo che dovresti fare una camminata da qui fino a Pechino a piedi, per poi tornare da Pechino a Milano a piedi, e già che ci sei, 2-3 traversate dell'Atlantico, perché sennò non l'hai smaltita la roba che hai mangiato. Cheeseburger. No. Il punto è che sto mangiando volentieri. Boh. Questa sfida sta... Questa sfida... I grassi stanno colpendo il centro del linguaggio. C'hai i grassi nel cervello. Adesso bisogna andare fino in bicicletta a Teheran per buttare giù sti grassi. Coccan, non riesco più a parlare però. Questa sfida sta subendo l'effetto opposto di quello previsto. Sto iniziando ad amare il McDonald's. Sono stati più difficili i primi giorni che gli ultimi. No. Sì, le patatine sono veramente pesanti da mangiare. Soprattutto fredde. La casa si sta ribellando con me. Raga, ci siamo. Sono bloccato nel traffico. Cinema al posto di popcorn. Ma si può? Visto, andiamo a concludere in bellezza. Salvifero. Finiamo come abbiamo iniziato. Rigorosamente large. Ultimo Big Mac. Sono quasi emozionato. Prendete e mangiatevi tutti. Allora, questi sono i trigliceridi del mio corpo. Ultimo Big Mac. Of the free and the home of the brave. Grazie amici del supporto. Vediamo il peso. Conclusioni finali. Come mai con uno scilino americano mi piace bombardare le persone. 59,4. Non hai preso un cazzo, scusami. Ho preso ben due etti. Ma non hai preso niente. Fai una marea di attività fisiche, scusami. Non hai preso un cazzo, due etti. Due etti per una settimana di McDonald's. Una settimana di McDonald's io prendo 4 kg, altro che due etti. Si vede che fai un sacco di attività fisiche. Ricordate che comunque mi sono allenato, sono andato a correre. Mi sono mantenuto attivo. Ah, ecco.
Sarebbe interessante fare il calcolo di tutte le calorie. Se qualcuno di voi ha voglia, me lo scriva qui sotto. Però se so, si muoveva, ha detto che faceva esercizio, si muoveva. Altro che certe persone non ingrassano, se. E poi comunque quelle che non ingrassano per genetica è solo perché non hanno ancora compiuto 30 anni. Perché superati i 30 e i 40, vaffanculo la genetica, vaffanculo anche quella. Ve lo dico subito, ve lo dico subito. Io infatti ho un caro amico che lui mangia come un maiale, non prende neanche un chilo, e io so già che lui a 50 anni sarà 190 kg, perché è inevitabile, bro. Cioè, io so già che lui a 50 anni avrà una panza che farà provincia da Bologna a Mantova, perché quello è questione d'età. Per quanto riguarda il prezzo, invece, è uscita una media di 21 euro al giorno, considerando le promozioni. La vendetta va servita fredda, non tarda. Comunque, il problema è che la vendetta di cosa? Di cosa mi devo vendicare? Se lui diventa 150 kg, io che cazzo divento? 260? È quello il problema. È quello il problema. Io che ingrassavo a 16 anni, a 50, se non sto attento, che cazzo divento? 2900 kg. Cose, le varie cose che ho offerto agli altri. Quindi sì, si può sopravvivere una settimana mangiando solo McDonald's. E la prova sono io. Al di là di tutti i discorsi sano, non sano. Quanto peso io? Peso come due mie sorelle, più o meno. Sano fa bene, non fa bene, perché ormai tutto fa bene e tutto fa male in questo mondo. Come in tutto, mangiare o fare qualsiasi cosa, solamente quella roba lì, bene di certo non fa. Quindi non fatelo. E niente, io vi ricordo di seguirmi su Instagram, qua trovate altri due video, qua potete iscrivervi. Carino, bellino il video. Cos'è che avevo preparato anche? Ok, allora, qua ci sono due cose che volevo vedere. Una mi ha incuriosito il titolo. Leo non capisce l'umorismo della Z Generation. Mi aveva incuriosito, sarò sincero, mi ha incuriosito il video. Voglio vederlo pure io. Scusami Leo, non è per cattiveria, mi metto un attimo in mezzo ai coglioni, ma lo spazio è quello che è, quindi. Che questa meritava, questa era veramente bella. Il mio punto debole. Non lo capisco questa vostra comicità da generazione. Vabbè, Z. Ragazzi. Il mio punto G. Ciao Leo, intanto ciao, benvenuto. Ciao Poldo, come stai? Tutto bene, oggi è stata una giornata tremenda, sono andato in bagno tipo 3 volte. Solo? Principiante. Per lavarmi le mani, perché ce l'avevo un po' sporche. Grazie, Franci. Allora, Leo, sei pronto? Un po' come quando il mio medico mi ha detto quante volte vado di corpo, gli ho detto 2-3 e mi fa 2-3 settimane un po' poco. Ho detto, ma che settimana? Al giorno, che settimana, doc? Questo meme reazione? Va bene, sono pronto. Mica sono nato, cacca culo pisnello. No, ma perché mi balla? No. Tu fui stetroleato. No. Ma è iniziato? molto bella questa. Antfucker 98. Quando sborri. Questo no, questo mi ha fatto strano. Non mi piace questo, bocciato. Perché lui parla come io che ho l'afta alla bocca, ma lui non ha l'afta alla bocca? Quello con la trombetta è più bello, secondo me. Ma cosa vuol dire? Ma che cazzo? Cosa vuol dire quando sborri? ma cosa significa? Scusami. Cazzo vuol dire? Non la capisco questa vostra comicità da... Ma io non capisco il video, cioè quando sborro parte l'anticipazione del TG5. Cioè, non ho capito, no. In realtà devo dire che secondo me... Allora... Io quando sborro parte questa. E difatti mi sentono un po' tutti quanti nel condominio. Pensano ci sia stato un attentato terroristico, però. Eh beh, cazzo vuoi, boomer? A me parte questa. Cazzo vuoi, oh. Voi vi parterà quella perché è più nuovo. Io sono dell'88, a me parte questa. Ogni generazione ha la sua sigla di quando eiacula. Che cazzo vuoi, scusami, voglio dire. Cioè, a vostro nonno partirà la cavalcata delle Valchirie, quella. Ma papparappara. Cioè. Ah, generazione Z. Se non ami la sborra.
No, se l'avessero rallentato, vero? Quel poco in più sarebbe stato perfetto. È vero, è vero. Qui se l'avessero fatto un po' più a tempo sarebbe stato bello. Gli è uscito letteralmente. Dovevano rallentarlo, cazzo. Peccato, peccato. Bellissimo. Ma bellissimo questo. Un giorno, Poldo, voglio fare una sera con te. Mm-hmm. Un'intera anch'io. Live. Ah, in live, ok. What type of girl are you? The hipster. The hardcore girl. The pastel goth. The swag Asian. The kawaii girl. Cosa? Cosa vuol dire? Raffi, grazie per i 6 parti. Cosa vuol dire? Scusami. Microonde. Non ho capito. Vabbè. Bellissimo. Bellissimo. Ma questo è... Questo è anche il Photoshop così mi accava, tanta roba. Por la ciuccia, otra vez me castigaron por culiarme a mi perrito. Rap futuristico. Rap futuristico. No. Itchini san. Questa è crudele. Questa è crudele. Si basa sulle sofferenze altrui. Quindi mi fa ridere. Questo sì. Ok, la farò quelli da sponsor di Real Beer. Va bene. Ma è bellissimo. Questo sì. Danilo. Cos'è Danilo? Ma che cazzo vogliono dire sti video? No, è orribile. Ogni volta che lo vedo. Ok, questa verità. Che cazzo? Questa verità, ma questa era veramente bella. È sempre pericoloso quando appaiono ragazzine. Oh, questo mi ha fatto ridere. Questo mi ha fatto ridere. Va bene, va bene. Noi mettiamo sborre negli M-Bands. Ma quindi sono musulmana. Ma quindi scusatemi, fatemi capire. Cioè, il 50% delle battute delle persone nate dopo il 2000 si basa sulla sborra, in poche parole. Cioè, faccio un meme dove ci metto sborra e, cioè, ed è già divertente. No! We are putting what? La sborra fa sempre ridere. Sumimasen? Ok, ora non rompere. Fa ridere fino a quando non c'è in mezzo un bambino, poi dopo... Coglioni. Next meme! No, non bambino nel senso bambino che lo fai tu, eh. Non nel senso bambino. Nel senso che tu fai il bambino con la tua ragazza. No, non il... Mi sono spiegato male. Intendevo che tu fai il bambino, perché con lo sperma e l'ovulo si fanno i bambini. Non nel senso il bambino. Mi sono solo espresso male. Non siamo in chiesa qua. Mi sono solo espresso male. No. Quando vai a fare algo. Credo di aver appena perso una funzione ottica. Produttivo per tu vita, maldito culiao. Tuve che perché i texto speech in spagnolo velocizzati sono meravigliosi. No, gli scheletri in spagnolo. Il mio punto debole. Sorry bro, I almost forgot. Sborra! All right, hai visto? Fa molto più ridere urlando sborra in mezzo. No! Questo è vecchissimo, dai. Ah, un delfino. Ma che... Ah, ok, una gag. Martino. Ciro. Ma che cazzo vuol dire? Ma che cazzo significa? Cosa vuol dire prendere un animale e dargli un nome? Cosa vuol dire? No. Non era un bel gioco. Poteva andare peggio, poteva essere Paladins. Breathe? Well, wait, how do you breathe? How do you breathe? Well, Michael! Ti prego, aiutami con Windows. Ciao Michael. It's motherfucking Tuesday. Ma ha ragione Michael, oggi è veramente martedì. Questa è una sera di Gomorra. No, ma sembra veramente
Ma questa cosa oggi è veramente, scusa, quella... ho appena visto una cosa paradisiaca. Questa è una sera di Gomorra. Ho appena visto una canzone dei Sabaton mentre un tosaerba stava volando in cielo, cioè... No, ma sembra veramente la sigla di un anime. Pazzesco. Sì, guarda, se c'è il cielo, lui che vola, se avesse tirato pugni alle nuvole era la perfetta sigla di un anime. No. Goodbye. Goodbye, potetto. Ma era uno scherzo, Elena. Era un prank, alla fine è tornato. Ah, perché il gatto stava morendo, ma poi è tornato sotto forma di wrap del... Ah! Sborra! Finalmente è morto quell'orso di merda. Cosa? No, che piace tanto a Naomi, quindi mi diverto a insultarlo. La pubblicità era pennello. Scopri nuove tavolette Raffaello. Potrebbe essere o l'inizio di un film pornografico o l'inizio di una percossa violenta del padre che magari, dopo essere tornato a casa dopo 8 ore di fabbrica, vorrebbe solamente dormire un attimo. Attimi di silenzio e tensione. Che poi in realtà è entrato... Anche perché il padre è abbastanza grosso, io te lo dico. Cioè, il padre mi sembrava anche abbastanza piazzato. Cioè, se ti lascia andare una sberla, quello ti stacca la testa. E gli ha chiesto se aveva freddo. E gli ha chiesto se aveva freddo in mutande. Yes. Però perché noi uomini non abbiamo mai freddo. Sono le donne che hanno freddo. Le donne hanno gli arti, specialmente i piedi, che sono in grado di raggiungere temperature vicine allo zero assoluto. Alcune leggende narrano che alcune donne d'inverno abbiano i piedi così freddi che siano riusciti a violare il principio di indeterminazione di Heisenberg, bloccando gli elettroni perché sono riuscite a raggiungere lo zero assoluto. Mario, grazie per i 10, Palatino, bentornato per armate! E loro, ovviamente, cosa fanno di base? Te li piazzano sotto i coglioni e ti rendono le palle due polaretti per scaldarsi i piedi. I'm a sim. Ah, ok, devo skippare perché... Che bello con le cuffie. Secondo te che animale è questo? È un pangolino! Armadillo, è un pangolino. Cos'è? Guardalo tutto e capirai. È perché sto anche aspettando Clara. Ti sei sto anche aspettando. No, è perché sto aspettando Clara. Quindi effettivamente ho detto è arrivata. Bastardo. Devo abbandonarla 2 secondi che scendo a prendere la pizza. Torno subito. Va bene, va bene. Farà un meme o due senza di me. Chiedo scusa. No, no, stop. Perché se ne frega, che è un video di YouTube, mica sei in diretta. Aspetta e vai. Intrattenendo la chat, non ti preoccupare. Allora, sono in diretta. Oh, ho appena visto. Sempre se non c'è donna accanto a me, prendo bottiglia rotta e ammazzo famiglia. Prendo bottiglia e ammazzo famiglia. Vai, Samir, mother father. Siamo tornati, porca droia, italiani vi pisci in bocca. Ma è bellissima! N-I, esatto. È bellissima, è stupendo. Siamo i Cherume. N-I, e ascolta questo rap Rumen. Ti rubo portafoglio, poi ti ammazzo figlio. Rubo Berlusconi a chiunque ho davanti. Quindi controllati bene le tasche. Cioè, se non riuscite a prendere quella canzone di merda di Vai Samir, mother father, cioè, e l'hanno trasformata in una canzone dei cartoni. Sbaglia. Perché? Luca, siamo grazie per il 3, Panatino. Bentornato, brava armate. No, ti prego, non di nuovo questo! Ammetto che mi è piaciuto. Questo è il primo Nikonikoni che mi ha fatto ridere. Questo è il primo Nikonikoni che mi ha fatto ridere. Effettivamente è un po' che non ne vedevo uno faceva ridere. Bellissimo. Next. Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Ma che cazzo c'era sta roba?
Senza musica, senza... Che cazzo era sta roba qui? Da niente, scendono lì giù. Compriamo scarros e scamionetta. Poi c'ha pure la mano rossa, è perfetto. Già me lo immagino il Gabibbo là dietro. Del Gabibbo. De Gabibbo. Belanti Pesuchi. Quanto ho fatto bene. Leo, sei pronto per l'ultimo meme? L'ultimo meme, vai. È un meme divertentissimo. È la cosa più cringe che il mondo abbia mai visto. Sei pronto? Ma lei lo sa che è stato proprio una bella serata. Carino, mi è piaciuto. Poi abbiamo un altro che è simile, ma si chiama... Dov'è che fa vedere le immagini? Che così sto mezzo ai coglioni. Persone che hanno preso, hanno seguito le istruzioni troppo alla lettera. Mi ispirava. Sembrava che fluttuasse nell'inquadratura. Mi ispirava. Che cazzo ne sono? Non riesco a parlare, però che male la lingua. Scampo al punto. Apple. Scrivi le seguenti parole in ordine alfabetico. Cercando di capire lui cosa ha scritto. Apple. Ma che coglione! Scrivi le parole in ordine alfabetico. Apple a help. Che coglione. Help. Pumpkin. Ikmn. Oddio santo. Ha fatto bene però. Non puoi dire. Ha senso. 110 lotte esattamente. Niente. Instructions not clear. Fox è rimasta Fox. Abbiamo imparato qualcosa oggi. Wow. Sei felice? Ovviamente. E dato che adesso l'hai detto, hai creato un paradosso, quindi si sta glitchando tutto. Non scrive. Buon compleanno, Dick. Buon compleanno, cazzone. Non scrivere, questo suo nome è me. Io se fossi stato nel pasticcere avrei fatto esattamente la stessa cosa. Buon compleanno, cazzone. Non scrivere il suo nome, Matt. Io avrei fatto esattamente così. Esattamente così, impari a fare le gag, stronzo. Ce n'era una ancora più bella che vidi tempo fa. Che c'era una chiavetta USB sulla torta. Ah, sì. Con su scritto l'immagine all'uso interno, tipo. E lui ha fatto la chiavetta USB. Io avevo visto la foto di una torta con sopra la stampa di Little Tony, il cantante. La didascalia faceva: mia figlia voleva una torta di My Little Pony. Qualcosa è andato male. Meglio Little Tony di Little Pony. My Little Tony. Dai, no, miei quadrilateri. Bob, Sam, Edison, Kate. Tecnicamente anche qua non è del tutto sbagliato. Sono detto nomina ai quadrilateri, oh. È come vengono chiamati i gatti su internet. Sì, Bob l'avrei chiamato così anch'io. Bob è bello il quadrato. Sì, Bob è proprio Bob. Anche Teddison forse, o Terry. Teddison, che cazzo di nome è? Lo chiami Ted? È Edison con la T. O Eason. Eason. Harry soffre tantissimo. Lo vedi lì che è Harry. Harry proprio non li vuole bene nessuno, è troppo alto. Se il tuo cane fa una cacca, per favore mettilo nel cestino. Il cane o la cacca? Addio. Devo trovare dov'è questo cartello, così anch'io posso mettere i miei cani dentro. Oggo. Hai ridurato così tanto senza mai cagare. Beh, è stato un piacere. Povero cane, guarda che sta soffrendo tantissimo. Mi spiace, questa è la legge. Non nell'umido. No, è quello per la merda. Sì, ma il cane va nell'umido. Eh no, c'è scritto mettilo. Ci sono anche le ossa o il secco. Indifferenziato. Butti tutto. Ma che scemi, il cane non va nell'indifferenziata, ma in autostrada. Ah, giusto. Cattivissimo. Sto. Abbracciare il marciapiede di sinistra quando vai via. Marco, grazie per l'otto partito. Credo si intendesse rasentare la parete. Però va bene anche abbracciare il marciapiede, dai, va bene. Che brutto è bene. No, mi dispiace. Non può funzionare. Grazie per l'otto, Marco, grazie mille, Palatino. Allora, tesoro, com'è andata la tua prima settimana? C'è qualcosa che non va in questo posto. E bella, non so... me lo devo vedere la famiglia Adams. Dico, tu sei qui, fermo, io devo andarmene. Ma che dolore. Più che altro la cosa che mi turba di più di questa foto è... Perché ha le infradito?
tutto. Chi è che... Ah, anche il costume, magari al mare. Vai in giro in infradito. Al mare io, tutti penso in realtà, cioè non mi metto sicuramente le ciabattoni da casa, quelle con la copertura sopra, che sembra un 56enne ragioniere prossimo alla pensione. Le infradito sono un minimo più carine da vedere. Cioè... Al mare anche costume da bagno, non fa... cioè è a Miami tipo... sicuramente non è a Cortina da un pezzo con quell'outfit. Che ne sai? Perché chi a Cortina tu? Da un pezzo non ci sono i cartelli in inglese. Complimenti, non mi aspettavo. Una gran mossa. Non mi aspettavo questo giro. Non riesco a trovare una posizione comoda sulla tua sedia. Ok, vai. È la stessa tua, Leo. Non è che è la mia sedia. Ho capito. E niente. Touch only with your eyes. Tocca con gli occhi. Bellissimo. Me le devo segnare queste stronzate, che quando vado dentro a qualche museo o roba simile devo farlo. Immagino con dei bei cactus, che divertente che diventa questo gioco. Quando eravamo andati nella foresta di bambù, in realtà stavo pensando che una gag interessante sarebbe andare in un museo di quadri, tu e un tuo amico che fa il cosplayer di Flash, così puoi dire di aver fatto la foto al quadro usando il Flash. Fate la sub, cazzo! Ho fatto una foto con Pietro in cui prendo un bambù così. È arrivata una guardia e fa: no, non tacci. E tu pensi che qui sia stata la madre a dire: tu non esci di casa, non metti i piedi fuori casa. No, è in libertà condizionata. Dentro c'è il braccialetto. Che è la cavigliera. Appena esci gli arriva una scossa di quelle in mani. 5 anni, è plurimicida. Cosa ha fatto? Hai in mente le tue gemelle. Tu stai male. No, l'ha premeditato ancora prima di nascere, perché effettivamente avrà 5 anni quel bambino. In realtà, quando avevo tipo 15 anni, la battuta che mi ha fatto ridere per tipo 2 ore, dopo lacrimato senza smettere, è stata: un uomo va in un acquario e l'uomo a fianco gli fa: scusi, ma che pesci sono quelli? Squali, squelli. Non so perché sto cagata, mi ha fatto ridere per 2 ore, a 15 anni ho riso piangendo. Non so perché. Nel grembo materno mandava i messaggi ad Al-Qaeda. Quando è nato c'era i 3 dottori davanti che lo facevano partorire, e poi dietro la squat. La squat. Ma le fratture facevano ridere. Con i bilancieri in spalla che sono giù. È vero che adesso mi chiederò un'ora della mia vita a photoshoppare la squat. Io ti odio. Hai bisogno di uno bravo. Ma se poi mi curano, come faccio a fare le live dicendo stronzate? Scusami. Io vorrei fare altro nella vita. Draw bridge. Disegna il ponte. Sta cadendo. C'è un kraken, infatti. C'è il sole che è terrificante. È vero o no? Fufa. È vero. C'è lo scontro. E se mi curano, poi come faccio? È vero. Fufa. No, questo sarebbe Diglielo. Metterlo su un video. Non bisogna curarlo. Altrimenti, dopo, come fai a dire cagate? Metti qui il sole cattivo. Qui il sole bello, li fai avvicinare con una musica, aumenti la luminosità, il contrasto del filtro rosso e li fai tremare più che si avvicinano. Right or minore o maggiore. Scrivi or. Grande. Felice, grazie per i 13, Martino. 05 o 1. Ora l'ha messo tra due or parentesine, quindi ora sì. Quindi o oh. Fa molto ridere il commento di Dang Vu Hai Nam, che è... No, sono 3. Sembra un po' l'inizio della tua risata alla Kira. No, non è più. Hai ragione, è peggio. Grazie per un grandioso anno in viola. Anche questo ci stava a farlo, come pasticcere. Il bello è che l'ha fatto in blu alla fine dei conti. Proprio... È la torta di William Afton. Grazie per un grande anno in viola. Nemmeno ci ha pensato. Non ho capito. Ma poi è veramente brutta come torta. Sì, è scritto ma... sì, è una torta che è di una tristezza infinita. Sembra del cemento a presa rapida, colorato con del pastello in marrone. E la scritta sopra sembra fatta col dentifricio, però. Male. Decorata peggio. Porca troia, è veramente triste. La scritta l'ha fatta un bambino col Parkinson, probabilmente. Sai cos'è che mi disturba più di tutto? La maiuscola. Le maiuscole a caso. Maiuscolo, minuscolo, maiuscolo, maiuscolo, minuscolo, minuscolo, maiuscolo. Così, per chi sì. Per dare da mangiare ai cervi, usare 25 centesimi. Perché non stai mangiando?
Qui c'era una clip di SpongeBob una volta che va in giro con il cavalluccio marino a mo' di cavallo e una riga fa: oh, è una di quelle macchinette, ma dove vanno i soldi? Fuori inquadratura si sente: l'ho trovato! E il cavallo che nitrisce fortissimo. SpongeBob comunque non sembra molto felice questa serie. La faccia proprio del bro. Di nuovo bro, bro. Piccolo ragù incompreso. Certified bra moment. The Department of Homeland Security has issued a bra moment warning. Warning alert. Tieni il tuo iPhone e cose di valore. Non puoi tradurla. Underwatch nel senso di che strozza. Tieni il tuo iPhone, oggetti di valore sotto controllo, ma watch anche l'orologio. Sott'occhio e sotto l'orologio. Però non vedo le sue valute. Oh, a me ste freddure del cazzo mi fanno anche ridere. Non ci sono. Pensa a mettere il portafoglio lì, che male. Ho un portafoglio molto piccolo. Per me che faccio lo youtuber C'è stata una volta che sono andato dal medico di base a farmi una visita normale di controllo. Guido, grazie per la sappa, Aldino, perché avevo un po' di mal di gola. E lui mi ha guardato e mi ha detto... Allora, il mio vecchio medico era serissimo. Cioè, avete presente il dottore di Team Fortress? Uguale, solo che non rideva mai, era tipo così. Allora io mi divertivo troppo a di stronzate per vedere se rideva. Allora lui mi ha detto: mi raccomando, signor Andrea, si riguardi. Io ho fatto... Quante volte? Lui mi ha guardato. Lui mi ha fatto. Arrivederci. Non sono riuscito a farlo ridere. Ma un sorriso gliel'ho strappato, dai. Un sorriso gliel'ho strappato. Monetizzato si può, non metto i 20 centesimi. Il guadagno di 5 mesi ci mette dentro, ma sei pazzo? Mi piace il rischio. Ma tanto mio medico, mi conosceva, sapeva che non ero normale, quindi voglio dire, cioè... Booking area. Se fumano in 5-6 devono mettersi a... in pilates, sì. Questo sembra come staff gufa, sta bene staff gufa. La fronte bassissima con qualcosa, tipo l'aria da mi faccio di crocodile dalla mattina alla sera. Mi faccio i cessi, mi farei pure i muri. Mi faccio i cessi! Nicolai, ti faccio i cessi. Bellissima. Stupenda. Prendo, Leo. Bellissima. La canzone trova di tutti i veri camionisti dell'autogrill. Differenza fra 8 e 6. 4 più 2 uguale C. 4 più 2 uguale G. C. Sembra una G, cioè c'è il birubiru. Ok. L'8 è tutto spiegolato e il 6 no. Spiegolato? Che cazzo di problema è? Che cazzo di problema è? Trova la differenza tra 8 e 6. Sono due numeri diversi. Che cazzo di problema di merda è? Siamo in America qui, vero? Siamo in America. Immagino che questi problemi vengano fatti in America. Peraltro questo qui, non so se l'avete capito, ma è il test d'ingresso alla facoltà di ingegneria meccanica al MIT. In America hanno questo come test d'ingresso. Complimenti, ingegnere, lei ha già superato metà del corso. Ok. L'8 è tutto spiegolato e il 6 no. Spiegolato? Sei italiano a volte. Cos'è che non è lo spiegolato? So. Oh mio, va bene, ok. Ce l'hai col spiegolato adesso? Non ti piace come parola? Sì, è proprio brutta. Dimmi cosa ti trasmette. Brutto. No, ti trasmette che è tutto contorto, spiegolato. C'ho ragione io, ammettetelo. Questo sei tu, porca puttana. Berta entra in casa, chiude la porta e ci mette le scarpe davanti. Cioè, a lato le metti dove? Non davanti. Io sarò sincerissimo, magari sono io che faccio una cosa aliena. Io le scarpe non le lascio fuori da casa, io le lascio dentro casa e non davanti alla porta né di lato. Me le metto cioè, tipicamente, allora, più o meno lo step è questo, dipende da come torno a casa, perché tipo, delle volte capita che mi siedo sul divano, coi piedi faccio via una e via due, tipo le lancio contro il muro, contro la porta, insomma contro un'ala, contro quello che trovo, rimbalzano, cadono. Quando sono più delicato di solito le appoggio all'entrata della camera, ma non... Cioè ogni tanto entro in casa e c'è lui qui, tu apri la porta e stuff. Stuff. Ci sono delle ottime ragioni per farlo, ok? No, sì. Cosa fai? Togli gli spifferi. Please fall in line. Cadi in coda. Mettiti in coda. Bello l'effetto blur, mi piace un sacco. Quindi un sacco di svenimenti con la ragazza. Just fall in love. Io ti prenderei a calci quando fai queste cose. Vai via. Se non è rotto, rompilo. Giustamente.
Detto fatto, signori. Cos'è quella pulizia? Cosa vuol dire? Non lo so, è una limonata. Non lo so. Spacco bottiglie e ammazzo famiglie, non c'è altra spiegazione. Beh, poi dietro regalano non riesco neanche a trovare il doppio senso. I capelli da uomo. Cosa hai credito? Storto. Voleva fare questo? Ma no, dai, lui è parte della West East Est gang nord sud ovest della gang dei cappuccini viola che combatte contro la gang West East Ovest dei martirizzati rossi, il territorio dei Chip, dei Mon, dei Franz, dei Prutz, che è Las Vegas. È perché questo qua ha fatto questo bianco. Bro, facciamo i gang sign. Adesso mi bannano il video perché ho fatto qualcosa di sbagliato. Cosa hai fatto? Tenuta la svastica con la mano? Lava l'acqua con sapone e acqua calda per 20 secondi. Tenendo il sapone nel lavandino. Sono molto arrabbiato. Sapone! Non te lo funzioni! Qualcuno chiami Barbara D'Urso che lei ci spiega almeno come lavarci le mani, perché di solito lei spiegava come lavarsi le mani. Sembra uno di quei cosi di TikTok che andavano un po' di tempo fa di moda, dei WikiHow, come mettere incinta una donna, sì. Tipo c'è il tipo così e lui va. Questa qua mi sa molto da quelle foto tutte sì. Un po' autunnali così, con la dedica. Adesso io devo cercare su WikiHow come mettere incinta una donna. La verità. Io devo cercare su Wikia. Laxi, grazie per i 4, Badatino. Bentornato alla Parabata. Twin Falls. Cascate gemelle e cadi gemelli. No, gemello. Cade il gemello, è vero. Infatti l'altro è in piedi. Dio santo. È veramente cringe. Guarda, questo lo prendo. No, vai. Cringe, ma... Twin Falls. No, perché ho paura di vedere che immagini ci sono. No. Ci tengo ad avere quel minimo di possibilità di verde oggi. No bicycle parking. Ma ha ragione. È un monocycle. Te l'avevo da piccolo, ci andavo un sacco. Io non l'ho mai imparato. Io non ho mai voluto imparare, io ho fatto fatica, cioè non riuscivo ad andare sui pattini a rotelle, non riuscivo ad andare sugli skate, ho imparato ad andare in bicicletta, ma non ho mai capito il senso di andare su cose che riducono il tuo attrito e ti facilitano la caduta di faccia sull'asfalto. Io chiedo scusa, no. È una cosa mia, ho sempre voluto avere dell'attrito tra i piedi e la superficie, non ho mai desiderato ruotolare in avanti, ma non potevo impararlo, porco cane. Faccio il video, imparo questo in 24 ore. Beh, ci sta. Ci sta? Quanti sì. Like? 700, paribili. 700 per 12, quindi sono 7000, 8400. Claudio, se andavi in bicicletta, tutti quelli dell'88 avevano, o dell'89 o del 90, comunque tutti quelli degli anni 80-90 avevano la bicicletta e tutti dovevano imparare ad andare in bicicletta con inizialmente le rotelle di merda ai lati e poi imparavi pian pianino ad andare in bicicletta. Non è tanto, in realtà. 8400. Era la base, si doveva 20... andare in bicicletta. L'ho detto. 10.000 like e faccio 24 ore per imparare. Lo fai, poi siamo già 25.000 per la chiesa. Questo 8.400, basta. Bene, 8.400 e faccio, ma ci metto niente. Basta. Oppure quello lì è il simbolo di anti-heaven, non vedo bene. Che ride anche questo. Erano tanti dei video un po' nuovi per prova a non cringiare, l'abbiamo appena visto. Allora, ero molto, 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 molto curioso di vedere un suo a parte che, scusami, ce ne sono un paio che volevo vedere. Allora, c'era uno che ho partecipato alla gara più assurda del mondo, mi ha messo curiosità il titolo. Ho partecipato alla gara più assurda d'Italia. Non mi hanno risposto. Perché più assurda? Lo capirete presto. Ho visto già tante cose che non c'entrano un cazzo l'una con l'altra, però vediamo. Rhino Carb. Se girato al contrario si legge bracconiere, che nella lingua friulana significa appunto bracconieri. La Rhino Carb è una gara organizzata ogni anno dal comune di Porpetto, in cui team composti da 3 persone devono... Cioè, la gara... affrontare una serie di sfide che potrebbero essere considerate non molto convenzionali. Tiro con la balestra, corsa coi trampoli, sequestro della nonna, rapimento del bambino, rapine in banca, estorsione, furto con scasso. Sono tutte quelle tipiche attività molto divertenti che si fanno così tanto per divertirsi insieme. La motosega umana e molte altre ancora. Guarda, gli uomini con le seghe sono già bravissimi, quindi partiamo avvantaggiati. In totale, infatti, ci sono 22 prove. E il bello è che queste sfide da affrontare... Il taglio della mortadella lo vinco sicuro. ...sono situate in vari punti del paese. E per poterle raggiungere si può utilizzare solo la bici. Let's go! Voglio vedere, mi ispira, voglio vedere. Siamo partiti! Adesso la prima tappa è al vecchio mulino a Castello. Che cazzo bisogna fare?
La prima delle 22 prove che ci aspetteranno durante questa giornata consiste nel pescare più trote possibili in 5 minuti. Vabbè, ok. Più trote si pescano, maggiore sarà il punteggio per il team. Ma nessuna specificazione al regolamento, è abbastanza facile. Ci lancio un candelotto di dinamite nel lago, te le pesco tutte in pochi secondi. Dal momento che io non ho mai pescato nella mia vita, il nostro team non è il più avvantaggiato. Io sì, ogni tanto ho pescato. Una rottura di coglioni fuori dal mondo. Però, capisci, è molto rilassante, molto sei a contatto con la natura, molto, come si dice, molto ti immergi. Io mi scasso il cazzo. Con tutto il rispetto per chi pesca, ci mancherebbe altro, io ho pescato una volta e credevo veramente mi stessero esplodendo i coglioni. Però bisogna essere anche bravi, dai. 5 trote, di cui 2 regalate. Però 3 ne abbiamo prese. Sampei, sposta. Ma mo' dove le mettiamo? Cioè, le mangiamo? 5 trote, ufficiale sulla carta. Adesso partiamo e corriamo verso la seconda prova. Alla Rhino Carb quest'anno partecipavano ben 30 team. La gara inizia verso le 8 di mattina e le squadre partono scaglionate, non tutte insieme. Ogni 5 minuti parte un team e si dirige verso il luogo della prima sfida. Noi ovviamente siamo partiti come trentesimi, cioè gli ultimi. Ma ricordate cosa c'è scritto nella Bibbia? Oppure nel Vangelo? Gli ultimi saranno i primi. Non in Italia. Tenetelo bene a mente. Comunque il nostro team era composto da Alberto, detto anche Jason Momoa del Friuli. Guardatelo, è uguale. Jack, detto anche il diavolo della Tasmania. E infine io, il vostro leone preferito. Seconda prova, abbiamo 3 minuti di tempo. Dobbiamo fare un canestro a testa con il piombino e la canna da pesca da dietro la linea fino alla bacinella. Ma Duro. Un canestro? Ma che cazzo di prova è? Scusa. 0 canestri su 3, abbiamo fatto letteralmente schifo. Passiamo alla prossima prova. Ma che cazzo di prove sono? Terza prova, questa dobbiamo prendercela. Sì, ma per quello che potrebbe essere, cioè la terza prova potrebbe anche consistere nel cercare di prendere un motoscafo e scappare dalla guardia costiera, cioè che cazzo. La terza prova era una di quelle fisiche. Si sta in 3 su una barca, i 2 davanti danno la direzione, mentre quello dietro spinge con l'aiuto di un bastone. Bisogna circunnavigare una piccola isoletta e il team che taglia il traguardo in meno tempo si aggiudica il punteggio più alto. E noi puntavamo proprio a quello. Beh, questa sarebbe anche interessante. Pandalato, grazie per la sub, Palatino! Benvenuto tra le parabatte. 2.14, passiamo alla prossima prova. Ma questa potrebbe essere anche carina. La suoneria del secolo. La suoneria del telefono del secolo. Se c'era un pipistrello gli era già esplosa la testa. Allora, quarta prova, dobbiamo in pratica segare questo legno nel minor tempo possibile. Siete 3 uomini, cazzo, se non lo fate voi con tutta l'esperienza acquisita, cioè. Io e Albi seghiamo. Che è bravo Marco. Albi è bravone a segare e Jack invece sta sopra il legno a tenerlo fermo. Mi sembra di star vedendo un uomo con un cazzo gigantesco che sta venendo circonciso da una sega da falegname. Io non per dire, ma... Cioè, questa immagine è quasi poetica. L'abbiamo tagliato in 55 secondi. Bravo, persino nel reparto di chirurgia non potrebbero vantare una tempistica simile. Che è un buon risultato. I primi hanno fatto 16 secondi. Questi sono 16 secondi. I primi che hanno segato il tronco in 16 secondi. Madonna mia, 16 secondi. Dato, questo non è assolutamente in programma. Proprio ho deciso di fare un fottuto bagno. Let's go! Ma avete fatto irruzione in una casa? Era una delle prove? La violazione di proprietà privata o... Guardalo! Yes. E dopo questo bagno rigenerante ci aspettavano ancora... No, no. Ascolta, io già se ho una prova mi dice che si chiama Mingul... Io sarei già un attimo
un attimo dubbioso, Mingul, cioè no, non, al massimo Tingul se vuoi, Mingul io non la faccio, nel dubbio. Usare il pezzetto di legno e poi batterlo più forte che possiamo e più lontano. Battere qui, nella punta. Occhio che arriva Luca questa, ve lo dico. Questo sport tra l'altro l'ho visto fare qualche volta. Nel Mingul abbiamo fatto 101 metri e qualcosa, che è sempre nella media, onestamente, saremo a metà classe. L'ho visto fare qualche volta questa roba qui. Classifica, adesso partiamo e andiamo alla nona prova, se non sbaglio. Tiro con la fionda, guarda che bella. Ragazzi, io ho un attacco allergico di quelli veramente che sto per morire. Dobbiamo colpire più birilli possibili, vediamo quanto facciamo schifo in questa prova. Alla Bar Simpson. Sì! Tirate giù. Se ci fossi io facevo prima, prendevo un RPG. Wow! 7. Adesso passiamo alla prossima stazione. Vamonos. Insomma ragazzi, non siamo nemmeno a metà sfida. Infatti ci mancano ancora 13 prove. Però la gara mi sta piacendo un casino. A voi sta piacendo? Sembra carina. Detto questo, dato che la gara è così assurda, così folle, ho deciso di scegliere uno sponsor che le sia dicesse. Ti dico la verità, mi sta piacendo anche a me questa gara. Lui fa tutte cose che sono fisicamente molestissime. Questo mi sta divertendo anche a me da vedere. Ovvero Coro Infinity, grazie Gianni, per il 5 malatino, ben trovato per Albate. Finende. E con questo siamo le... Bella questa. Superata la metà della gara stavamo andando discretamente. Prestazioni da metà classifica. La 13ª prova era un misto tra canoa e basket. Nella sfida infatti bisognava raggiungere con la canoa 3 punti, in cui erano posizionate delle anatre finte. Prendere le anatre e centrare un canestro tenuto in mano da un compagno di squadra. Ma Afgufa, ma che cazzo è? Hai visto? Devo buttare delle anatre, Afgufa, ma hai visto che cazzo? Le anatre, devo buttare anatre finte, che cazzo di prova è? Ma veramente Afgufa? Oh, potevano chiamare me, se chiamavano me avrei vinto subito, anche perché io so come muovere le anatre. Ah, questa? Cioè, tecnicamente le papere. Però, siccome le anatre sono cugine delle papere, so come si muovono anche le anatre. Il Vito, grazie per la sub! Era la nostra prova Jolly. Ovvero i punti che avremmo fatto ci sarebbero stati raddoppiati. Ma che c'entra Lodi? Siamo una famiglia. Che vuol dire, scusa? Cioè, non è traditore, scusami. Cioè, le papere sono le papere, però le papere hanno come parenti le anatre, le oche, voglio dire. Cioè, non è che la famiglia si ignora. Noi siamo family, non riesco a fare family. Quindi dovevamo dare il meglio di noi. 3, 2, 1, via. Affranto. Perché è devastato. Soprattutto quando mi battono dei... Allora questa era la nostra prova Jolly, ovvero i punti che li facevamo venivano raddoppiati, qualcosa del genere. Abbiamo failato per colpa totalmente mia. Però si fottono, cioè Jack adesso si fotte e non mi deve spaccare le palle. 14ª prova. Ci sono tanti tipi di papera, non ce n'è solo una. Sono papera di svariati tipi, di svariate comunque colorazioni. Con l'arpione i palloncini, un palloncino a testa. Vai punto al fuscia. Io non l'avrei preso mai nella vita. Vai, abbiamo... Non l'avrei preso mai nella vita. 54 secondi, bello, siamo arrivati terzi sulla classifica generale in questa prova. Quindi se vi servono dei lanciatori di arpioni sapete chi cazzo chiamare. Adesso passiamo alla prossima. Quella sorta di allergia che avevo mi stava distruggendo. Quindi dopo la 14ª prova ci siamo fermati dal nostro amico dottore. Attenzione ragazzi, non sono steroidi questi. Questo è il medico? Oh, mi fido, magari è il medico, però mi sembra un po' rustico come medico, un po' ruspante. Il medico è in realtà Samir, lo spacciatore della città, che ha anche qualche antistaminico o cortisone o steroide nel suo laboratorio di metanfetamina. No. E allora puoi ritornare. No, ringraziamo il dottore che ci salva la vita con un antistaminico. Posta antistaminico,
Vediamo se migliora la situazione. No. Quindicesima prova, siamo in pratica sulla barca in tre. Dobbiamo toccare una bottiglia che sta a quell'estremità e arrivare di qua e toccare l'altra bottiglia. Vediamo che tiriamo fuori. Sei in mezzo a una palude, però. Ma che cazzo di prove sono? Bravo, bravo, bravo. Con la scena. Anche in questa prova eravamo andati alla grande, ma ora ci aspettavano due sfide in cui bisognava sparare. E noi vi assicuro che non siamo esattamente dei cecchini all'America. Bella, questo mi piace molto. American Sniper. Questo mi piace molto. La Madonna, che cazzo, Madonna mia, cioè. Scusa, perché quegli altri avevano una doppietta tua e un fucile da cecchino? Beccato al centro. Penso di aver beccato mia nonna. Quello spoiler non l'aveva beccato. Dopo il fucile ci siamo diretti a quella che a mio parere è stata la prova più figa di tutta la giornata. Cioè? Dobbiamo con le mani prendere l'acqua. Ma questa è un'infamata, perché più hai le mani grosse più riesci a fare sta prova facilmente. Iniziava ad essere tardi, la stanchezza si faceva sentire e a noi mancava... Cos'è questa, pescare dei barracuda a mani nude usando il tuo cazzo come verme per attirarli? No, perché potrebbe essere anche quello una prova... Cos'era quello? Cos'era il lancio del panetti di marijuana? Questo è l'addestramento che fanno tutti gli spacciatori, il lancio di panetto di marijuana quando vedono una macchina della madama che arriva per perquisirli. Sto cominciando a pensare che queste prove siano state fatte per la malavita come addestramento. Ultima prova, dobbiamo utilizzare i trampoli per arrivare fino a metà campo. Arriva uno a metà campo, parte l'altro. Una volta che siamo arrivati tutti a tre... Io qua mi ammazzerei. Io qui mi ammazzerei. Là abbiamo finito la sfida. Io qua mi ammazzerei. Abbiamo finito tutte e 23 le prove. È stato fottutamente figo. Bello. E in più noi non sappiamo a quanto siamo arrivati, lo scopriremo tra poco e quindi ci vediamo tra un attimo. Finite le 22 prove eravamo belli stanchi, ma anche curiosi di sapere in che posizione ci eravamo piazzati esattamente. Una top 15 sarebbe stata un sogno. Ora però, Leone, mettete in pausa il video e scrivete nei commenti, secondo voi, su 30 team che c'erano, in che posizione siamo arrivati. 18esimi. Hello there. In ginocchio, mortali! Ma chi l'ho visto prima? Walter, grazie per i 10 palatino, per troppe armate! Non ho idea. È stata una cosa completamente alla cazzo di cane, ma... Cosa vuole? Cosa volete che vi dica? Il mio super cervello ha elaborato il loro punteggio e di conseguenza ho stabilito un punto basandomi sulla logica, quindi la mia mente è superiore, chiaramente superiore. Con 3.395 punti, palestre 1, 17esimi, 390... Non erano 18esimi, ragazzi. Non è ancora la nostra... punti. Non era 18esimi. 17esimi. Non era 18esimi, da tutta la scena, ma in realtà non era. L'ho già visto prima. Vabbè, comunque noi taglieremo questo pezzo e pubblicheremo solamente quello che ho detto. 16esimi. Possiamo dire una cosa, possiamo dire che ho preso il numero da cui loro sono partiti, quantomeno, voglio dire. Possiamo dire che ho preso il numero da cui è iniziato il tipo. Il tipo è iniziato da 18, io ho preso 18. Almeno quello, ma il resto... Con 3.535 punti, 16esimi, la squadra 30, Coianis, Di Pascoli, Tomasini, Canone.
sedicesimi. Di poco sbagliato, di poco sbagliato. A metà classifica è prossimo. Va bene, va bene. Sedicesimi. Sono andato vicino, quantomeno, dai. Carino. Non ci infatti, mi sembrava. Però, mai dire mai, ragazzi. Voglio dire. Volevo vedere tra le altre cose. C'era un paio di roba che volevo vedere ancora.